Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo al terzo giorno di preparazione del trilo della festa della Madonna delle Vittorie, che ormai è alle porte, e oggi dobbiamo proprio vedere come la Regina delle Vittorie ha i suoi più grandi trofei nel combattere e schiacciare la testa del diavolo. Questo è proprio il compito dell'antonomasia della Madonna. E le letture che abbiamo ascoltato, come sempre, diciamo ironicamente, casualmente, ci presentano le opere del diavolo in atto, d'accordo? Diciamo così, comunicate e trasferite agli esseri umani. Adesso la prima lettura è molto severa. Il profeta Baruch fa un mea culpa a nome di tutto il popolo davanti a Dio. Veramente questo qua bisognerebbe farci una fotocopia e mettere un bel quadretto sopra il letto della camera nostra, d'accordo? Ogni tanto andarla a rivedere. Io rileggo alcuni passaggi, Dice, al Signore nostro Dio la giustizia, a noi il disonore sul conto, a noi, perché abbiamo offeso il Signore e abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore e da quando il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi ci siamo ribellati alla voce del nostro Dio. Quindi, disobbedienza e ribellione. Chi è stato il primo ribelle a Dio? Il primo disobbediente? Lucifero. Quando facciamo così ne diventiamo fotocopie viventi. E che cosa succede se io mi ribello a Dio e gli disobbedisco? Faccio passare i guai a lui? No, passo i guai io. Sentite come prosegue. Così come oggi constatiamo, si sono abbattuti su di noi tutti i mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè. Mosè aveva detto queste sue parole: se voi vivrete in comunione con Dio e osserverete tutte le sue leggi, la vostra vita sarà benedetta. Se voi vi rivolterete, vi rivolterete a Dio, raccoglierete i frutti di una vita benedetta, cioè piena di guai. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio secondo le parole che dei profeti che ci hanno mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, e che succede? Ne paga le conseguenze. Sapete, qualche giorno fa, parlando con una persona X, mi ricordo, una persona molto lontana da qui, in una conversazione, questa persona mi diceva: era una situazione, però mi sembra che io conosco certi grandi peccatori, ma sembra che gli va tutto bene nella vita, sembra che tutti felici e contenti. Io dico, non è così. Sapete chi è che conosce la vita reale delle persone? E perdonatemi la presunzione. I preti. Perché soltanto davanti ai sacerdoti le persone toccate dalla grazia aprono il cuore e ti mostrano le devastazioni di una vita distrutta quasi sempre da queste cose qui, dal fatto che uno si è allontanato da Dio, magari per ignoranza, per tante questioni, e raccoglie quei frutti di un sacco di guai che derivano solo dalle cattive scelte dell'uomo. Quando l'uomo si allontana da Dio, si ribella o disobbedisce. E anche se questa volta è mascherato, che uno comincia, s'atteggia, fa finta di essere contento, fa il sorriso a 32 denti, se è bene, va di festa, questo la fa quell'altro. Non avete idea di quello che c'è dentro quel cuore. Io ne ho conosciuto innumerevoli di persone di questo genere, che erano tutto dalla vita e che hanno vissuto in una vita apparentemente caotente, felice, con l'inferno nel cuore e con le devastazioni all'intorno. Questa è proprio una legge assoluta, credetemi. E la razza umana, credetemi, cioè Dio ci ha avuto la grazia veramente di parlare con tantissime persone, di confessare tantissime persone, tantissime. Io ritengo che la razza umana si divide in due categorie: quelli che sono consapevoli di queste cose, cioè si rendono conto, sono illuminati, che tutti quanti i guai che sono trovati dipendono soltanto dalle loro cattive scelte, lo riconoscono, le abbandonano, le confessano e cambiano vita. E quelli che purtroppo non lo riconoscono, non se ne accorgono e continuano e passano di guaio in guaio, di male in peggio, di male in peggio, e ogni tanto si chiedono: ma com'è che abbiamo fatto tutto storto? E non se ne rendono ragione, perché ancora non si rendono conto. Io ritengo che l'umanità si divisa in questi due
ancora pronto. Veramente. Poi il Vangelo, peggio ancora. Gesù dice, perché il Signore ha misericordia di questo, no? Che l'Antico Testamento manda i profeti, nel Nuovo Testamento manda Gesù, e dopo Gesù manda i suoi apostoli, d'accordo? Manda i vescovi, manda gli, speriamo, pure i parroci, qualcosa di buono la conviene. Che cosa li manda a fare? Li manda ad aiutare le persone, no? E come li aiutano? Innanzitutto con la parola, cercando di dargli un po' di luce, un po' di grazia. Solo questo è il nostro problema. Noi ci facciamo aiutare da Dio pure, perché dinanzi agli aiuti che Dio ci offre siamo liberi. Allora, cosa dice Gesù? Voi a te Corazin, voi a te Bethsaida. Voi sapete che Bethsaida era il luogo dove San Pietro faceva il pescatore. Cioè Gesù ha frequentato quel luogo, ha fatto miracoli, ha parlato. Ma sta gente, Gesù dice, se il Tiro in Sidone, che erano due città pagane, si fossero compiuti miracoli compiuti tra di voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco come San Francesco e coprendosi di ceneri. Voi no, io sono venuto e ho fatto i miracoli e a voi le orecchie erano entrate, le orecchie erano uscite. Voi vi rendete conto cosa significa avere dinanzi Gesù in persona e vabbè, ha fatto un miracolo, ma questo è mezzo fuori dai teschi, non so come mai l'ha fatto tutto, no? Voi sapete che qualcuno diceva Gesù che faceva miracoli, che aiutava il diavolo, scaccia i diavoli, e certo che scaccia i diavoli, lui è amico del Belzebul, quindi Belzebul lo aiuta a scacciare gli amici suoi, addirittura questo è detto Gesù, i cuori chiusi. E che dice Gesù? Nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattati meno duramente di voi. Cioè, guai a chi si chiude al Signore, alla mano tesa che Dio gli tende e scambia l'uccio per l'antenna, scambia i suoi ministri per diavoli. Questo è successo anche con qualche santo, Noi abbiamo festeggiato un giorno di San Francesco, io dico sempre San Francesco, San Francesco. Se uno vedeva San Francesco per strada, voi provate a immaginare. San Francesco era alto così, più o meno, piccolino. Era secco, 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 c'aveva una faccia scovolata da morte e vacanza. Le lacrime sempre legate perché piangeva in continuazione sui peccati di Gesù e degli altri. Poi, sto straccio addosso. Non siete mai stati alla Verna, a vedere com'era quanto il vero abito San Francesco. Non era tutto bello carino come fate da adesso, marrone, capito, col cordoncino tutto pulito bianco. Era veramente un sacco di iuta, capito? Sforbiciato con le forbici. C'aveva una corda grezza qui. Poi, scusate, faccio un po' di spettacolo. L'abito gli arrivava alle ginocchia, c'erano tutti quanti i ginocchi scoperti, i piedi scalzi. Allora immaginate se mi trovate davanti uno così. E cominciamo a dire questo è San Francesco, cosa pensi? Siamo sinceri, che pensiamo? Questo tutte le rotelle non ce l'hanno, eppure la San Francesco, capite? La tocca sta attenti, tocca sta. A tutte quante queste cose, la ribellione, la disobbedienza e soprattutto poi la chiusura alle grazie che Dio ti manda, sono tutte quante operazioni sataniche. Allora dobbiamo stare attenti, perché gli uomini di Dio vanno riconosciuti, ci vuole discernimento. Il discernimento ci viene dall'ascolto dello Spirito Santo. Voglio stare tranquilli che appena il Signore ci manda un uomo di Dio, arriva subito il demonio a dire, lasciamo perdere, questo è scemo, questo è matto, questo è esagerato, questo è esaltato. Tutta sta roba qua, lo fa sempre. Poi alcuni dicono, no, fermati un attimo, questo matto non è, fammi vedere. E qualcun altro si ferma alla mia impressione. Operazione di amore. Altri, e questo il demonio ha fatto strage nella nostra società, li ritengono che la ribellione, la trasgressione, la disobbedienza, dici tu, io faccio come mi pare, so io che decido quello che è bene e quello che è male, sia la realizzazione della vita, e vanno incontro a disastri totali. Allora, noi abbiamo bisogno della Madonna, perché il demonio è un problema, d'accordo? Perché il demonio, uno, non si vede, secondo, la sua voce non si sente come state sentendo la mia. Terzo, è di una slealtà e di un'astuzia, io vi assicuro che ho un po' di esperienza, che fanno veramente paura. E se non ci mette le mani la Madonna ad aiutare i suoi poveri figli, che veramente nei confronti del demonio, noi se ci siamo lasciati in balia noi stessi nei confronti del demonio, siamo come un bambino di fronte a Einstein. Ma che ci fa un bambino di fronte a Einstein? Capite? Non c'è scampo, non c'è possibilità. Ecco, abbiamo bisogno di essere aiutati, perché dicevo recentemente in una catechesi che ho fatto,
Ci sono due errori oggi con il demonio. C'è chi dice che non esiste, o comunque dice vabbè, ma tanto il nostro Signore l'ha vinto in croce, quindi che te può fare il demonio? E c'è chi esalta troppo l'importanza, gli dà troppo potere, che sembra quasi che il demonio ci devasti senza che ci siano possibilità di difesa. Allora, il demonio esiste, è furbo e è cattivo. Se tu lo affronti da solo, ti fa mille pezzi. E guai a te se ne ignori l'esistenza o se non sei consapevole delle tentazioni che opera e della cattiveria che c'è. Detto questo, però, noi usiamo i mezzi, perché se io rimango in comunione con Gesù, se prego e se prendo soprattutto il rosario in mano, che il demonio stesso l'ha definito il martello che gli trapassa le tempie, l'ho letto su un libro di tanti esorcisti, l'ho letto, non c'è nessuno scampo. Abbiamo però bisogno di essere protetti. E dobbiamo invocare l'aiuto dell'unica creatura, che è la Madonna, che al demonio gli ha schiacciato la testa perché non ha mai commesso manco l'ombra del peccato. Così si schiaccia la testa al demonio. Perché il demonio ci distrugge attraverso il peccato e viene vinto attraverso la virtù. Solo la Madonna ha fatto questa maniera perfetta e abbiamo quindi bisogno del suo aiuto per vincere questa battaglia. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre sia.